Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete potuto leggere dal titolo, andremo a vedere il mio ordine che ho fatto su Shein e su Shiglem. Praticamente ho comprato dei trucchi nuovi, tantissimi, bellissimi, e in più ho comprato anche delle cose per la casa, ma ho comprato, come vedete là, anche dei vestiti, ma farò un video a parte perché ne aspetto ancora uno che ho preso poi a parte e quindi vi farò il video dei vestiti tutti insieme. Ho preferito fare così per non confondere le cose. Allora, per prima cosa andiamo a vedere tutto quello che ho acquistato qui. Sono cose per la casa e trucchi. E niente, cominciamo. Vi faccio vedere tutto. Sposto questo e andiamo a vedere cosa ho acquistato. Vabbè, per prima cosa vi mostro questo che è un semplice pennello da cucina per magari spennellare la carne o anche i dolci. Mi serviva perché quello che avevo non lo trovo più praticamente, e ne ho preso uno così tanto per. Poi ho preso questo pennello per il trucco, mi piace perché ha questa punta così fitta. Io ne ho un altro, però è più piccolo quello. Me lo avete visto nei video trucco la maggior parte delle volte, cioè serve per questo. Però quello è piccolino, ne ho voluto prendere uno più grande. Ovviamente non so dirvi i prezzi, andate su Shein, su Shein o Shein, come volete chiamarlo, e lì li troverete tutti. Ovviamente non ho il foglio con i prezzi, se no ve l'avrei detti. Poi andiamo avanti. Ho preso queste ciglia finte, non ho mai usato delle ciglia finte, ma mi piacciono un sacco e vorrei cominciare a provarle. Queste sono ovviamente gigantesche, con gli occhiali io non potrò metterle, ma mi servono per fare una cosa che vedrete poi. Non vi spoilerò niente. Perciò poi ho preso questa. Questa veramente è un regalo di Shein, con un tot di ordine vi fanno un regalo e mi hanno fatto questa spugnetta, sembra molto carina, non l'ho mai utilizzata le spugnette di Shein, ma Alessandro Rati dice che sono le migliori. Vi farò sapere come mi trovo io, anzi lo vedrete in diretta in un video sicuramente quando la utilizzerò. Poi andiamo avanti, ho preso quest'altra confezione qui di ciglia finte, queste invece sono più sobrie, spero siano della misura adatta a ad usarle con gli occhiali, speriamo. Vi farò sapere ovviamente se mi sfregano negli occhiali o al massimo mi hanno detto che si possono tagliare, ci proverò. Ok, poi ho preso questo qui. Voi vi chiedete: ma cos'è sto coso? Praticamente si mette nel lavandino. Poi ci sono questi sacchettini qui in cui tu puoi scolare, tipo che ne so, ti avanza della minestra e la devi buttare, vi faccio un esempio. Questo qua si mette così teso col sacchettino, voi buttate all'interno la minestra, cola via l'acqua e vi resta soltanto sulla pasta. Praticamente l'ho voluto prendere perché ogni volta mi si intasa il lavandino e vorrei provare a utilizzare questo. Poi, sempre per la casa, ho preso questo, che io ho anche l'originale della Tupperware, ma praticamente non so dove lo sono andata a cacciare. Così ho pensato di prendere questo. Vedete, quello che tirate così e taglia le cose. Ho voluto prenderlo perché prima che costava poco e poi perché magari mi ci arrangio un pochino quando devo magari tagliare le cipolle, eccetera, eccetera. Per adesso utilizzerò questo e poi in futuro, quando troverò il mio, lo prenderò. Poi ho preso queste due, che sono dei buffer per le unghie. Ho visto una ragazza che li utilizzava su TikTok, mi sembra, e li ho voluti prendere per provarli. Mi sembrano molto buoni, sono belli spessi, belli. Vedremo come mi ci trovo. Sono costati questi 25 centesimi, se non mi sbaglio, me lo ricordo. Poi ancora ho preso questi pennellini qui per il trucco, che adesso poi vado a lavare e aggiungo alla mia collezione. Non so come sono, sinceramente, vi farò ovviamente sapere. Sembrano molto carini, però. È un piccolo kit. Poi ancora, ovviamente, tutto quello che state vedendo, come trucchi, pennelli, eccetera, eccetera, poi li vedrete nei video in cui mi truccherò. Ho preso questo che è un completo, questo lo dobbiamo aprire.
è un completino di collana e bracciale, tipo stile choker. Oh, che bello. È così fatto. E questa è la collana. Guardate che bella. Bellissima, mi è piaciuta un sacco. Spero mi venga perché io ho il collo molto grosso, molto grande. Comunque mi piace un sacco. Poi ovviamente ve la farò vedere indossata. Magari nel video in cui vi faccio vedere i vestiti che ho preso. Ma non vi aspettate chissà cosa perché ho preso poche cose. In tutto saranno 5 capi. Ma spero che vi piacciono. Soprattutto quello che deve ancora arrivare perché quello ci tengo un sacco. Poi andiamo avanti. Ho preso questo, che è quello per prendere le ciglia finte quando si mettono. Boh, mi andava di prenderlo. Tanti lo fanno con le pinzette, ma io ho voluto prendere questo. Sembra che non ci sia più niente. Adesso passiamo ai trucchi veri e propri. Partiamo da questo, che è un ombretto. Finalmente li vedo anch'io perché non li avevo ancora aperti. Wow, bellissimo! Già guardate come si vede, che bello! Spero di poterlo aprire senza distruggere tutto. Ecco, infatti ci sono riuscita. Di questo ne ho voluto prendere solo uno per vedere com'era. In caso farò un altro ordine poi in futuro e li prenderò. Esci. Guardate che bello! Stupendo! Mamma mia, com'è bello! Vorrei fare uno swatches. Vabbè, sì, facciamolo, va. È solo che poi mi devo, non so dove pulirmi. Sporcherei tutto. Magari, guardate, lo facciamo alla fine. Che bellissimo, guardate che bella la scritta poi She Glam, è veramente bello fatto. Si chiama questo colore ET. Ecco qui, vi faccio vedere il codice così se vi interessa potete prenderlo. Lo metto di nuovo qui dentro e lo sposto, adesso poi lo vediamo dopo. Poi ho preso questo che è un rossetto, Annalisa è la perversione per i rossetti. Ne ho tantissimi, ma non sono mai abbastanza, sappiatelo. Non so come cavolo aprire qui. Non ce la farò mai. Ok, lo apro e ci rivediamo. Ok, ci sono riuscita. Nel frattempo l'ho tolta tutta la plastica, così verrà più facile poi andare a vederli perché sennò divento pazza. Ok, questo è il rossetto. Il colore che ho preso è il 206, 206 Peony. Eccolo qui, è un nude. Mamma mia, quanto bello! Stupendo, bellissimo, meraviglioso. Adesso lo metto qui sul dorso della mano così potrete vederlo. Guardate quanto è bello! Bellissimo, è un pochettino, come vi posso dire, un pochettino troppo cremoso in questo momento, ma dovete capire che è appena arrivato, praticamente è caldissimo, visto che c'è un caldo pazzesco qui. Andiamo avanti, c'è questo qua, sempre un altro rossetto, questo è della linea Starlight Velvet Lipstick, si chiama Prophecy. Andiamo a vederlo. Oh mio Dio, che bello! Esci fuori. Aspettate un attimo perché guardate quanto è bello. Spero che lo vediate. Non vuole uscire però. Cioè, guardate che bellezza di packaging. Ah, ovviamente non poteva mancare un rosso. Questo si chiama Prophecy, come vi avevo detto. Eccolo qua. Ecco, Prophecy. Qui c'è scritto She Glam. Il packaging è pazzesco. Ed ecco qui il colore. Ovviamente non poteva mancare un rosso. Tanto questi li butterò adesso, perciò lo mettiamo qui così. Sono dei packaging pazzeschi, mi piacciono un sacco. Adesso vi faccio vedere queste, che sono due matite, invece per le labbra sempre. Se riesco ad aprirle. Ecco qua, uno,
sono proprio infilate all'interno del pacchetto, così da non muoversi. Non mi interessa il packaging, quindi lo distruggo. Provo a distruggerlo qui, ma non ci riesco, ecco. Wow, che bel pack! Anzi, apriamole entrambe, così le vediamo insieme. Vedremo la differenza del colore. Ovviamente sono uguali, della stessa linea. Guardate che sono belle. E poi sono tipo vellutatine al tatto. Molto molto belle. Apriamone una. Ecco, una l'ho presa, diciamo, simile al rossetto, vedete? Bellissima. Non si ritrae più? No. Bellissima, guardate, proprio in linea col rossetto. E l'altra ovviamente l'ho presa più rossa. Oddio, è più marroncino, ho sbagliato colore, ma non fa niente. Questa è la numero 2 e questa è la numero 200, 204. Eccoli qua. Vabbè, ma non fa niente, ho altri colori di, come si dice, di rossetto, lo userò con gli altri. E adesso, come ultima cosa, prima della palette, perché ho preso anche una palette, vi mostro questo, che l'ho visto ovunque e non potevo non prenderlo. Cioè, era la prima cosa che ho pensato appena ho fatto il video e ho appena fatto l'ordine su Sheglam. Questo che è un blush liquido. Oh mio Dio, quanto è bello, guardate. Questo è il packaging ed è bellissimo. Il colore è questo, 101 Love Cake. E l'ho messo qui adesso. Adesso lo andiamo a sfumare. Cioè, guardate che bello, bellissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Ovviamente farò un video in cui li utilizzerò tutti, tranne i rossettini, devo scegliere per forza uno, ma ovviamente sceglierò i più tenue perché io mi conosco. Allora, ho avuto dei problemi col cellulare. Praticamente mi ha dato dei problemi per via del troppo caldo e quindi questa parte io già l'avevo registrata, ma la sto per registrare un'altra volta perché praticamente si è cancellato tutta la parte di questa parte del video. Infatti la palette, come vedete, io già l'avevo aperta, avevo pure sbocciato qualche parte, qualche ombretto, voglio dire, ma purtroppo mi tocca rifare questa parte di video, ma va bene lo stesso. L'importante è che il cellulare va bene. Ecco qui la palette, guardate quanto è bella. C'ho di nuovo questo qui, così lo swatchiamo pure. La palette è pazzesca, guardate. Ops. Guardate che bellissimi colori. Che adesso andiamo a swatchare un'altra volta. C'è un bambino fuori che fa come un pazzo psicopatico. C'è qualche... Oh. Ci ho infilato il dito alla fine. Ok, cominciamo con i miei preferiti, che come vi avevo detto nel video che si è cancellato, sono Baby Girl, Oasis e Legally Blue. Anche Craving Raven mi piace un sacco, ma adesso andiamo a swatcharli, penso tutti. Ecco, cominciamo da qui. Wow, guardate che pazzesco! Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Adesso andiamo con Oasis. Già, guardate la meraviglia. Guardate che bello. Wow. Adesso Legally Blue. Guardate che meraviglia, ragazzi. Ed eccoli qua, tutti e tre. Questi sono i miei preferiti. Gli altri non li voglio sbocciare perché ovviamente ci farò un... Wow! Ci farò un video in cui poi li vedrete tutti. Vi faccio vedere l'ultimo, questo qui. Già è pazzesco. Ok. E adesso andiamo a sbocciare questo verde qui che già avevo fatto vedere pure nell'altra parte di video, ma come vi ho detto si è cancellato. Non so con quale dito farvelo vedere, ma ve lo farò vedere. Faccio col pollice. Cioè, guardate già dal pollice stesso quanto è bello. Ok, lo tolgo e lo metto qua. Eccolo qui. Questi sono quelli che più mi piacciono. E niente. Spero che questi acquisti che ho fatto su Shein e su Shiglam vi sono piaciuti. Presto vi farò anche il video in cui vi faccio vedere i vestiti che ho preso, ve li faccio anche vedere indossati. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Ci vedremo presto per un video trucco con questa meravigliosa palette. E niente, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!